Le grandi dighe hanno un impatto non solo ambientale, ma un impatto sociale e umano molto rilevante, per cui noi non riteniamo come ambientalisti che sia una strada perseguibile se non in poche situazioni molto particolari e molto isolate. L'esempio cinese, dove si sono state deportate centinaia di migliaia di persone, interi villaggi, intere economie di vastissimi territori sono state sconvolte perché allagati questi territori da questi grandi bacini. Con il progressivo miglioramento degli standard di vita aumentano i consumi energetici. Negli anni 60 la fonte idroelettrica non è stata più sufficiente a soddisfare il fabbisogno d'energia dei paesi occidentali. Si è dato così il via alla costruzione di nuove centrali termoelettriche alimentate da combustibili fossili, in prevalenza da petrolio. Ma con le forti crisi petrolifere degli anni 70, l'unica via per produrre energia su scala industriale sembrava essere quella nucleare. Una tecnologia che con il passare del tempo avrebbe rivelato i suoi inconvenienti. L'utilizzo dell'energia nucleare rimane un tema controverso e difficile. Sicuramente presenta dei vantaggi, nel senso che non genera inquinamento atmosferico e quindi l'effetto serra, e nessuno degli effetti indesiderati dei combustibili fossili sull'ambiente e sulla salute. D'altro canto, presenta rischi molto elevati in presenza di una cattiva gestione del sistema o di un incidente come quello di Chernobyl. Il 6 e il 9 agosto 1945 le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki sperimentano l'enorme potenziale distruttivo della bomba atomica, rivelando i devastanti effetti dell'utilizzo militare dell'energia nucleare. Nonostante tutto, nell'immediato dopoguerra prevale un clima di fiducia nelle opportunità che si sarebbero aperte grazie alla scoperta dell'energia nucleare. Nei primi decenni della sua storia, la fonte nucleare è caratterizzata da una elevatissima rapidità di penetrazione. Già nel 1973 l'energia nucleare contribuisce per circa l'1% alla copertura del fabbisogno energetico mondiale. A 20 anni di distanza supererà il 5%, attestandosi attualmente intorno al 6%. In Italia nel 59 viene costruito un primo reattore di ricerca a Ispra, in provincia di Varese, e a partire dal 60 vengono realizzate le prime centrali, quella di Trino Vercellese e del Garigliano ad uranio arricchito, e quella di Latina, che utilizza un reattore a grafite e uranio naturale. Nel 66 si raggiunge una produzione di 3,9 miliardi di kilowattora, che pone l'Italia al terzo posto nella produzione mondiale di elettricità di origine nucleare. Infine, nel 1980 viene attivata la centrale di Caorso. Ma il 26 aprile dell'86 un fatale incidente avrebbe fermato la crescita del nucleare nel nostro paese. La tragedia di Chernobyl, il più grave incidente della storia dell'energia nucleare. Una notizia inquietante è giunta poco fa dall'Unione Sovietica. L'agenzia ufficiale TASS annuncia che un incidente ha avuto luogo in una centrale nucleare facendo delle vittime. Il fatto è accaduto a Chernobyl, in Ucraina, dove si trova una centrale elettronucleare. Un guasto al reattore nucleare della centrale di Chernobyl, a 130 km da Kiev, nel cuore dell'Ucraina europea, ha provocato un disastro del quale non si conoscono ancora le proporzioni. Prima ancora delle notizie ufficiali, l'allarme era scattato in alcuni paesi del nord Europa, i cui cieli si erano improvvisamente impregnati di una inspiegabile radioattività. L'incidente di Chernobyl, provocato da un tragico errore umano, mentre nella centrale era in corso un esperimento,
causò la fuga di un pennacchio fortemente radioattivo alto 1500 metri che si dilatò rapidamente propagando le emissioni all'intera Europa. Ben 135.000 persone furono fatte evacuare dalla regione circostante l'impianto per un raggio di 20 chilometri. Le vittime causate dall'incidente nel periodo immediatamente successivo al disastro furono 31, ma sugli effetti a lungo termine sulla popolazione esistono varie stime. Ancora oggi l'area di Chernobyl è altamente radioattiva. Dopo l'incidente di Chernobyl, nell'87, un referendum popolare sancirà l'abbandono della tecnologia nucleare da parte del nostro paese. La costruzione della centrale di Montalto di Castro, che sarebbe stata la più grande, 800 megawatt, verrà sospesa e inizierà una lunga e complessa riconversione che sarebbe durata fino al 1998. L'Italia ha detto no a questa tecnologia, ma da centrali nucleari il nostro paese è circondato. In caso di incidente ci sarebbe pericolo. Gli impianti nucleari che circondano l'Italia sono certamente numerosi. In prossimità dei confini italiani vi sono impianti francesi, poi ci sono impianti svizzeri che sono abbastanza prossimi ai nostri confini e bisogna infine considerare anche l'impianto di Cresco. Sono tutti impianti di tecnologia occidentale, quelli più prossimi all'Italia, mentre invece gli impianti di tecnologia ex sovietica sono piuttosto lontani nei nostri confini. Bisogna dire peraltro che le distanze degli impianti dai confini nazionali sono tali per cui le conseguenze sul territorio italiano sono veramente molto basse. Al mondo sono attualmente in funzione circa 420 centrali nucleari operanti in 26 paesi e altre 50 sono in costruzione. Solo il 18% dell'energia elettrica sul pianeta viene tuttora prodotto per via nucleare. Sono pochi oggi i paesi che praticano con convinzione questa scelta energetica. Molti problemi del nucleare sono ancora aperti. Se l'energia nucleare dovrà assumere un ruolo sempre più rilevante in futuro, dovremo assicurarci che incidenti come quello di Chernobyl non si ripetano, così come garantire che lo sfruttamento dell'energia nucleare avvenga in condizioni di sicurezza. Inoltre, dovremo garantire che le scorie nucleari non finiscano in mano a terroristi o a chi possa utilizzarle come arma. E questo solleva l'ulteriore interrogativo della diffusione del nucleare in paesi in via di sviluppo, nei quali il controllo politico è solitamente più labile e la capacità di mantenere gli standard di sicurezza è sicuramente inferiore. Non è mia intenzione escludere il nucleare dalle possibili soluzioni all'emergenza energetica. Tutto questo richiederà investimenti nella ricerca, nello sviluppo e nella capacità di governo in modo da assicurarsi che la cura non sia peggiore della malattia. La Francia è il paese simbolo dell'impegno nel nucleare. Con le sue 57 centrali in funzione, produce per questa via oltre il 75% della sua energia elettrica. Sostengono e incrementano questa tecnologia anche diversi paesi dell'estremo oriente. Il nucleare garantisce al Giappone il 28% del suo fabbisogno energetico. Per il resto la situazione è ben diversa. La Svezia sta attuando un piano per chiudere entro il 2010 le 12 centrali operanti nel paese e anche la Germania ha indicato la volontà di procedere nel medio termine alla chiusura delle sue 25 centrali nucleari.